tre. Uno, due, tre. Tutta questa energia. Questa è energia. Energia elettrica. E questo si unisce nel Om. È una vibrazione altissima. E permette la dualità. Onde gravitazionali. Tutto inizia a girare. E tutto si identifica con il tutto. L'energia si unisce in un solo ente all'interno di noi. La dualità diventa semplicità ed è energia pura. E questa continua a girare. E quando gira e continua a girare, si manifesta nel cuore attraverso frequenze, e queste frequenze danno origine alla luce. E quando questa luce si espande per tutto l'universo, e questo permette che tutta l'unificazione diventi vibrazione. E questa vibrazione regressa l'energia más pura. Diventa energia purissima. E questa energia possiamo trasferirla attraverso la vibrazione e la possiamo far trasferire a tutto il nostro corpo attraverso la musica e i chakra. Tutto in armonia, mantenendo un equilibrio. Questa si integra e forma l'unità dell'essere, che è fatta attraverso la dualità, il lato femminile e il lato maschile. Questa è la dualità. Questa si fonde in un unico essere. E questo è l'io. Attraverso questa vibrazione le due si uniscono e si collegano alla fonte, la luce, che altro non è che unità, che è il nostro vero essere. L'io sono. Questo attira la pace e ci circonda con una meravigliosa energia che ci permette di proseguire il nostro percorso e ci permette di continuare ad avanzare con la luce, girando in maniera perfetta e riuscendo a creare un equilibrio, che segue il percorso di un vortice. Questo è il vortice e questo fa collassare le onde elettromagnetiche e ci porta una luce, e questo ci convince che possiamo vivere solamente e non semplicemente esistere, perché vivere significa serlo todo. Essere il tutto, che, todo sea uno, che tutto sia uno, e uno sia tutto, come, Dios lo hace. Come ha voluto Dio. Siamo noi a decidere che ruolo svolgere nella nostra vita. E con questo possiamo godere a pieno dell'essenza del nostro essere, un'essenza che sentiamo grazie alla luce, la luce che emaniamo da noi, dal nostro corpo, attraverso l'amore. E questo è un amore immenso. Un amore che condividiamo con tutti. E condividendo questo amore
nos volvemos seres creadores. Torniamo a diventare creatori. Y podemos convertir nuestros sueños. E possiamo trasformare i nostri sogni in realtà. Tutto attraverso il pensiero. Un pensiero che si trasforma in realtà. Perché siamo un essere creatore. Attraverso l'energia che ha una vibrazione meravigliosa, che ci porta alla coscienza della luce, così che siamo in grado di portare il cielo verso la terra. E così riusciamo a trarre il meglio dal nostro pianeta. E ognuna delle cose che facciamo ci permette di unirci al nostro essere. In questo modo ascendiamo, saliamo come un'unica unità. In questo momento siamo tante unità, non solo una. Ed è così che uno è tutti. E tutti sono l'uno. Questo è il nostro vero essere. È il nostro essere nel qui e nell'ora. Questo è l'unico punto che altro non è che la fonte di quello che ci permette di essere infiniti. Siamo esseri straordinari. Niente è sbagliato al nostro interno. E se c'è qualcosa di sbagliato, possiamo toglierlo. Perché non ci appartiene. Perché l'energia fluisce. Perché siamo luce. Siamo energia. E attiriamo altra luce. E attraendo altri esseri di luce ci uniamo attraverso un'unica vibrazione per creare nuovi mondi, un mondo armonico dove tutti possiamo vivere in amore e in armonia. E con questo siamo in grado di ottenere qualsiasi cosa, perché non c'è niente che non possiamo riuscire a fare, perché con l'amore otteniamo tutto. Sì. This is just a small version of what is possible. È una piccola versione di quello che è piccolissima di quello che è possibile fare. Ok. Vamos a hablar de energía. Adesso parleremo di energia. Con l'energia giratoria. Della cosiddetta energia che ruota. E tenemos que todo fluye con información, energía y materia. Abbiamo bisogno che tutto fluye. Tu fluisca con l'energia e la materia. Y todo esto crea un campo. Are you speaking English or Spanish? Oh, I'm sorry. Yeah, and all this forms a field. Excuse, yo no parlo. Anybody there? Yes. Okay, and this is this forms a field. Allora, tutto questo forma un campo. And that field has an intention, a purpose and a significance. Questo campo ha un'intenzione, uno scopo e una significanza. With this we get coherence. E attraverso questo otteniamo la coerenza. And coherence allows for things to grow. La coerenza consente alle cose di crescere. So when energy becomes a particle. Quindi quando l'energia si trasforma in particelle. We form an atom. Creiamo un atomo. The atom forms molecules. L'atomo forma molecole.
the molecules form monomers. Le molecole formano monomeri. Just as a brick from walls. È un po' come dei mattoncini che formano dei muri. And walls from rooms. E i muri formano stanze. And rooms from a house. E le stanze creano una casa. And then supramolecules form organelles. E poi abbiamo le sopramolecole che formano gli organi, gli organelli. Sono the suburbs, la colonia. È un po' come se fossero i sobborghi, i quartieri delle città. And then the cells become our cities. E le cellule a quel punto diventano le nostre città. Our tissues become the states. I tessuti diventano lo Stato. Our organs become the countries. Gli organi diventano come dei paesi. And the organs form systems. Gli organi formano sistemi. These are continents. Che non altro non sono che continenti. And everything becomes the world. E tutto insieme diventa il mondo. And that's you and me, an organism. Che siete voi e noi, gli organismi. All made of energy. Tutti composti da energia. That has changed into matter. Un'energia che si è trasformata in materia. And as you can see, everything spins. Come potete vedere, tutto ruota. And these are some of the examples. E questi sono alcuni esempi. Of the complexity of this. Di quanto tutto questo sia così complesso. So when we look at energy. Allora quando guardiamo l'energia. We always need to look at the basics. Dobbiamo sempre guardare alle sue fondamenta. The symptomatology, what people have. Cioè guardiamo la sintomatologia, quello che i nostri pazienti hanno. It's just the result of how the body is managing energy. Cioè la sintomatologia non è altro che il risultato di come il nostro corpo utilizza l'energia. Throughout all these components. E trasforma l'energia attraverso le diverse sue componenti. The main one being water. La prima è l'acqua. And the biofield is something that allows us to construct a field of information energy. Allora, il biocampo ci permette di costruire un campo, il campo dell'energia. And this we call it the biofield and it has emission of photons. Allora, noi lo chiamiamo biocampo ed ha delle emissioni di fotoni. The amazing thing is that the photon emissions results in the beating of the heart. Le emissioni di fotoni, la cosa sorprendente è che portano poi al battito del cuore. And the nerve impulses. E anche agli impulsi nervosi. That allows the entire body to communicate. E questo permette a tutto il corpo di comunicare. With itself. Comunicare con se stesso. And beyond. E al di fuori di se stesso. Here we got the periodic table. Questa è la tavola periodica. Of elements. La tavola periodica degli elementi. Nature is very wise. La natura è molto saggia. We're gonna use the first 10 elements. Utilizzeremo i primi 10 elementi. To build up the periodic table of nature. Per costruire la tavola periodica della natura. Everything begins with a dot. Sorry. Tutto comincia con un punto. Like this. This is energy fields. Questo è un campo energetico. And that's unification, that means harmony. Questa è unificazione che implica armonia. The body always will work with harmony. Il corpo lavorerà e funzionerà sempre con l'armonia. Unifying everything in one body. Cerca di unificare tutto all'interno di un unico corpo. Then we have the duality. Poi abbiamo la dualità. Up and down. Alto, basso. And that's helium. E questo è l'elio. And it's a line and spiral. Geometricamente è una linea e una spirale. The male and the female. L'uomo e il maschile e il femminile. That's the male. Questo è il maschile. This is the female. Questo è il femminile. Females are round, males are straight. Il femminile è rotondo, il maschile è dritto. And these are examples of this duality. E questi sono esempi di queste dualità. This is lithium number 3. Terzo elemento è il litio. A triangle. Geometricamente un triangolo. And that's the vesica piscis. The vesica piscis, vesica. La vesica piscis. La vesica piscica. This is the shape of the vagina and the labia and the uterus inside. Questa è la forma. The mouth of the uterus. Della vagina, delle labbra e dell'utero all'interno. We call that the os. Questo lo chiamiamo l'os. Okay,
But this is amazing because this is where life goes in and comes out. Questo è davvero incredibile perché da dove parte la vita, da dove torna la vita. And it's got the shape of the seed of life. E forma della forma del seme della vita, alla forma del seme della vita. And then we got communication with forest resonance. Ok, poi abbiamo il numero 4, comunicazione, l'implicazione e la risonanza. And this is forming a cube inside a triangle. E questo forma un cubo contenuto all'interno di un triangolo. And here. Qui. You can see that. Lo vediamo raffigurato. Okay. This is all this Markava. Okay. And this is something that we made to give an example of that. Lo abbiamo costruito questo oggetto proprio per esemplificare quello che ho appena detto. And this is all to do with vibration. E anche questo lavora attraverso le vibrazioni. And everything spins. E con la rotazione di tutto. You can see that spinning and it goes both ways. Vedete che ruota e ruota in entrambe le direzioni. And we are inside. E noi siamo al suo interno. And that's our quantum field. E questo è il campo quantico. Given by the heart. Campo quantico creato dal cuore. And this is isomerism. Questo è l'isomerismo. Iso means same. Iso significa stesso. And mer means unit. E meri significa unità. So the only number that is the same unit that gives six is 3 and 3. Quindi l'unico numero che dà che fa il 6 è il 3 e il 3. Entonces dos triángulos, two triangles. Che sono due triangoli. And this? Questo? You can see how a hexagon forms. Vedete come si è formato l'esagono. And that goes infinity down. E questo continua all'infinito. And then once it gets to the bottom, the whole thing begins to spin by itself. E quando si arriva alla fine, tutto il disegno comincia a girare. And that attracts more of the same. E anche in questo modo inizia ad attirare altri simili a lui. So we end up spinning very fast. E questo significa che alla fine si inizia a girare like molto velocemente, esattamente come succede alla Terra. Number 7 is nitrogen. Numero 7 è l'azoto. And that's a circle. Geometricamente un cerchio. Because it completes perché a cycle. Completa un ciclo. Full cycle, 360 degrees. Un ciclo completo di 360 gradi. So we got seven notes in music. E infatti abbiamo sette note nella musica. Seven oceans. Sette oceani. Seven continents. Sette continenti. Seven colors. Sette colori. Mm-hmm. Seven chakras. Sette chakra. 7 days in a week. Sette giorni della settimana. 52 weeks in the year. 52 settimane all'anno. 5 and 2 is 7. So we complete cycles. E questo significa seven. Che completiamo il ciclo attraverso il numero 7. 8 is perfection. 8 è la perfezione. And that's oxygen. Che no, corrisponde all'ossigeno. Self food. E il self food. Perfect. Infatti è perfetto. Because it allows for hydrogen perché to be water. Perché permette all'idrogeno di essere hydros means water. Trasformato in acqua. Idro significa acqua. And gen means genesis. E gen sta per genesis. The beginning of water. Ovvero l'inizio dell'acqua. It's made of oxygen and hydrogen. Acqua formata da ossigeno e idrogeno. And as you can see, there are different shapes. The water becomes hexagonal. Come vedete, esistono diverse forme. L'acqua può diventare un esagono. By interacting between the hydrogen bonds of one molecule with the hydrogen bond of another. Attraverso l'interazione del legame di idrogeno di una molecola con il legame di idrogeno in un'altra molecola. And that forms these beautiful figures called caltrates. This one. Questo dà vita a questa meravigliosa immagine che vedete qui, che si chiama caltrates. They are like it's called crystal water. Non è altro che acqua cristallizzata. Mm-hmm. And it's highly and then the number 9 and 10 are the halogens. Poi gli elementi numero 9 e 10 sono gli alogeni.
So the line and the circle, line is 2, circle is 7 from the 9. Quindi la, la linea che è il 2, il cerchio che è il 7, insieme formano il 9. Il circle is 7 and the line is 2. Allora, la linea è 2 e il cerchio è 7. 7 and 2 is 9. E 7 e 2 è ancora una volta 9. And then we come back to the beginning. E questo ci riporta all'inizio. Another dot. Ad un altro punto. And so things with spin they increase and decrease at the same time. Questo significa che le cose, grazie al movimento di rotazione, contemporaneamente aumentano e diminuiscono. At the same time. Questo lo fanno contemporaneamente. The Earth does the same. E la stessa cosa la fa la Terra. In the northern hemisphere we got summer. Nell'emisfero nord abbiamo l'estate. In the southern is winter. Mentre in quello sud è inverno. Happens in the same planet just because of the spin. E questo succede dentro lo stesso pianeta proprio in virtù della rotazione. When you do this, quando si fa così, you can see that my arm is going. Il mio braccio, lo vedete, va contraclockwise, in senso antiorario. But I have to do it clockwise. Ma lo devo fare in senso orario. So that you can see the opposite of what I'm doing. In modo che voi vediate l'opposto di quello che sto can facendo. Can you see? It's only one spin. È un'unica rotazione. But you can perceive two. Però se ne percepiscono due. It's only one, unification. Ma è un'unica sola. E questo è il concetto dell'unificazione. The duality becomes singularity. La dualità diventa singolarità. Matter has energy, contains energy. La materia ha, contiene energia. And energy is particle. E l'energia son, non è altro che particelle. Photons. Fotoni. Beams of light. Raggi di luce. And here it is. Eccola qua. Our galaxy. Questa è la nostra galassia. And this is the quantum field. E questo è un campo quantico. And this is again the quantum field. E anche questo è un campo quantico. And that's a quantum field. E questo è un campo quantico. And this is the molecule of chlorophyll. E questa è la molecola della clorofilla. And this is the molecule of hemoglobin. Questa è la molecola dell'emoglobina. They are quantic fields. Sono tutti campi quantici. And you can see that to each action there is a reaction. E vedete che per ogni azione c'è una reazione. In opposite direction. Che va in direzione opposta. Same magnitude. Stessa potenza. Different intensity. Diversa intensità. The intensity of the reaction is far greater than that of the action. L'intensità della reazione è di gran lunga superiore a quella dell'azione. You say hello. Se tu dici ciao. And you get hi, how are you? It's been a long time since I saw you. I only say hello. La gente ti risponde e dice oh ciao, è tanto tempo che non ci vediamo. Come stai? Molto di più di quello che hai detto this tu. This is what happens when you put the hair in the coil. Esattamente quello che succede quando mettiamo il nostro cappello the sulla spirale. Actually you just put the hair there. Noi abbiamo messo un semplice cappello. And you get a lot of information flowing through. Ma in cambio ricevi un bel po' di informazioni. One action, a huge reaction. Cioè ad un'azione corrisponde un'enorme reazione. That has a lot of information. Perché il cappello contiene tantissime informazioni. Because that person can ask you more and more and more and you say, "Ma I only say hello." Cioè è come prima quando tu dici semplicemente ciao, l'altro comincia e ti fa un sacco di domande. I only put the hair on the coil. Stessa cosa, metto un cappello sulla spirale. And now I get a full report back. E boom, in cambio ricevo un report intero. Mm-hmm. And that's amazing. È incredibile. So now the thing speeds up. Allora, adesso le cose si velocizzano. Because this red line allows for a red vortex to form. Perché questa linea rossa permette la creazione di un vortice rosso. And this is the law of attraction. E questa è la legge dell'attrazione. And I got great news for you. E vi do una buona notizia. That you seek finds you. Quello che voi cercate in realtà trova voi. You don't look for it, it finds you. Non siete voi che cercate qualcosa, è quel qualcosa che trova voi. The space-time matrix allows the here and now to give you what you're looking for. Allora, la matrice spazio-tempo ti permette di darvi, di permette
fa sì che ciò che voi state cercando invece trovi voi. And this is just amazing. Ed è sorprendente. Because it gives a meaning to using the card. Perché questo ci dà un motivo per l'utilizzo della carta. Because all you need to do is set your intention. Perché l'unica cosa che dovete fare è stabilire qual è la vostra intenzione. And the vortex that will form. E poi il vortice che ne scaturirà, che si formerà, will bring back to you what you seek. Vi porterà, vi darà quello che voi state cercando. So you don't look for it, it finds you. Non siete più voi a cercare quel qualcosa, ma è lui a trovar voi. And it forms this amazing communication. E dà vita a queste incredibili forme di comunicazione. That allows for a quantum morphic field to form. Che permettono la nascita di un campo morfico quantistico. And that is a cube. Che è un cubo. Which is right here. È quello che vedete qui. There's a cube in the middle. Vedete che al centro c'è un cubo. If you look at the paintings that the drawing that I got there is the second to the right from my side. Se guardate i poster che ho appeso lì, è il secondo da destra. You'll see how all these forms. E vedrete come tutto questo si è formato. And that is the collapse of the wave. E questo è proprio il collasso delle onde. Because this is what happens. È esattamente questo che succede. As it is below is above. Quello che è sotto poi va sopra. As it is outside is inside. Un campo che prima era fuori entra dentro. And you can see the different aspects of it. E vedete i diversi aspetti di questo campo. So much so that nature uses hemoglobin. Al punto tale che la natura utilizza l'emoglobina. As a source to give us energy. Come una fonte di energia. And it also uses chlorophyll. E usa anche la clorofilla. To give us energy. Per darci energia. And the quantum field is right here. E vedete che qui c'è un campo morfico quantico. In hemoglobin is this one. E mentre nell'emoglobina è qui il campo morfico quantico. We call that a pyrolic ring. Lo chiamiamo l'anello pirolitico, pirolico. And in chemistry is called a porphyrin. E in chimica si chiama apofrina. Porfirina. La porfirina. Uh-huh. And this is it. Eccola qua. Resonance. La risonanza. And that's exactly what happens when you put the hair on the coil. Che è esattamente quello che succede quando mettiamo un capello sulla spirale. It resonates with the vortex. Risuona con il vortice. And takes information out. E estrae le informazioni presenti. So that with algorithms you can create a report. E questo crea un logaritmo che poi dà vita alla relazione finale. And this is the coil. Questa è la spirale. And this is the resonance. E questa è la risonanza. So the information goes out. L'informazione va verso sud. And is trapped by a cable that sends that information to a center in Germany. E viene questa informazione viene catturata da un cavo che manda tutte le informazioni in un centro di analisi in Germania. And there the servers create the report. Ed è lì che il server crea il rapporto. And all this because of the quantum field. E tutto questo proprio grazie a quel campo quantico. Everything is about resonance, vibration and frequency. Quindi tutto è risonanza, vibrazione e frequenza. This is the principle of how the S-Drive and the smart card work. E questo è il principio del funzionamento della smart card e dell'S-Drive. And as Giorgio said, Nikola Tesla said, if you want to understand nature. Come diceva Giorgio prima, Nikola Tesla aveva detto, se vuoi capire la natura. Talk about resonance, vibration and frequency. Parla di risonanza, vibrazione e frequenza. And you can see here the quantum field within the cube. E qua vediamo i campi quantici all'interno di un cubo. And you can see the whole thing spins. E vedete che tutto insieme gira. And works with biophotons. E con i biofotoni. That's what we talk about, chromosomes and chromatin. Possiamo iniziare a parlare di cromosomi e cromatina. Because they resonate. Perché sono proprio loro a risuonare. With the photons of nature. Insieme ai fotoni della natura. Okay.
And this is the Earth. Questa è la Terra. In the space-time matrix. Nella matrice spazio-tempo. And this is called gravity. Quello che chiamiamo gravità. The mass of the Earth immersed in the matrix of space-time. La massa della Terra immersa nella matrice dello spazio del tempo. This creates gravitational waves. Questo crea le onde gravitazionali. Confirm in February 2016. They were confirmed in the year 2016. Onde gravitazionali che sono state confermate a febbraio del 2016. Albert Einstein said that they exist back in 1916. Dire il vero, era stato Albert Einstein a parlare della loro esistenza già nel 1916. What you see here is the coil of the S-drive. E questa non è altro che la spirale dell'S-drive. And this is amazing because now we're going to talk about this. Adesso è incredibile, adesso parleremo di questo. These are the some of the servers that are actually doing the work in decoding information. Sono queste che macchine che vedete qua, i server che fanno tutto il lavoro, che decodificano le informazioni. And this is the coil. E questa è la spirale. That does just like this. Esattamente come questa. You're looking at that, but in fact is that. La vediamo all'ingiù, ma in realtà è da vedere in questo lato. You're talking about a pyramid. Voi parlate di una piramide. A cone. Un cono. Flow of information. Che è il flusso delle informazioni. And when that happens, you form this. Allora, si viene a formare questo. A lot of the elements that are included in our nutrition. Molti degli elementi che fanno parte della nostra dieta alimentare involve amino acids. Coinvolgono gli aminoacidi, vitamins, le vitamine, electrolytes, gli elettroliti, and of course the toxicity of the environment. Ed ovviamente la tossicità del contesto, dell'ambiente che ci circonda. And we talk about it before. Ma ne abbiamo già parlato prima. Interference. Crea interferenza. With our normal way of functioning. E interferisce col nostro normale modo di funzionare. So it's very important to know where our body is heading towards to rather than guessing it. Quindi è molto più importante sapere esattamente in che direzione si sta muovendo il nostro corpo piuttosto che provare a indovinare. Because what you get with the S-drive. In effetti quello che otteniamo attraverso l'S-drive. It's not really your history. Non è la nostra storia passata. It's telling you where you're heading towards to. L'S-drive in realtà ci dice in che direzione ci stiamo muovendo. And that's why we need 90 days. E per questo abbiamo bisogno di questi 90 giorni. To implement a change. Ci permettono di adottare un vero cambiamento. Simply because of the angle. Semplicemente perché per l'angolo. If I go that way. Cioè, se io continuo per la strada diritta. I start implementing the 90 day program. E ho iniziato a implementare questo programma di 90 giorni. And I start heading that way. Ecco, finalmente riesco a muovermi in un'altra direzione. I got 90 degrees. Riesco a fare uno spostamento di 90 gradi. So instead of getting there, I'm gonna go there. Quindi anziché andare dritto, vado nell'altra direzione. And then 90 days later, I do another scan. Poi dopo 90 giorni devo fare una nuova analisi. And now I'm going in that way. E in questo caso il movimento andrà in un'altra direzione ancora. Then I do another scan. Poi ne faccio un altro. La quarta volta. And I'm there. E adesso vado di qua. And by the time I complete a year, e quando a cycle, avrò completato il ciclo di un anno intero. So I do the baseline, that's the first reading. Quindi faccio il test al basale, cioè la prima lettura, il primo esame. And another three. Poi ne faccio altri tre. I'm heading where I was before, but I'm at another level. Alla fine del tutto il ciclo vado nella direzione in cui stavo andando all'inizio, ma lo faccio ad un livello superiore. Just like spiral. Esattamente come fanno le spirali. So I won't get where I was going. Quindi non vado più esattamente dove stavo andando all'inizio. And this is prevention. E in altre parole, questa è prevenzione. Because you are helping your body to change the course. Cioè stai aiutando il tuo corpo a cambiare il suo percorso. And that's very important. Importantissimo. So the S-drive decodes information. Quindi l'S-drive decodifica le informazioni. That is found in the hair bulb. Informazioni che sono contenute all'interno del bulbo pilifero. That is the only living part of your hair. Il bulbo è l'unica parte del vostro capello
che è viva. Che è viva. Sì, ok. Mm-hmm. Because the rest is just keratin and melanin. Perché tutto il resto del capello altro non è che cheratina e melanina. It's just a structure. È una struttura. That is an antenna. Come dicevo prima, un'antenna. But the only living part of the hair is the bulb. Ah, ma l'unica parte vivente, viva del nostro capello è il bulbo. And it's picking up information from the environment inside of us. E il bulbo cattura le informazioni dal contesto, dall'ambiente. And it also picks information from the environment outside of us. Ma riesce a cogliere le informazioni non solo che sono all'interno del nostro corpo, ma anche quelle che sono all'esterno del nostro corpo. And this becomes your signature wave. Per questo diventa un po' la vostra onda firma, per così dire. It only works with your hair, no one else's. Cioè funziona solo se si utilizza i vostri capelli. I'm gonna do a quick demonstration for adesso that. Adesso voglio farvi una dimostrazione molto rapida. I just need one person who would like to give me just one hair. Ho bisogno di una persona che è disponibile a regalarmi un suo capello. Chi lo vuole whoever fare? Whoever wants to give me one hair. Dai, un volontario che mi dia un capello. Un volontario, ¿quieres venir? Ya tengo. Yeah, sorry, I just need to do this, Giorgio. Yes. Yeah. Okay. Hi. What's your name? I have a lot. Oh, you have a lot of hair. That's good. All I need is one. Ne voglio solo uno di tutti i tuoi capelli. I just want to show you this. You're gonna laugh with this, but this is adesso that's good. Riderete, yeah, però non importa. Just take one. Sì, lo tiri via letto. Oh, lo God. Ah, okay. No, here. Qua. You see, there's your hair. Can you see it? Lo vedi là, il capello? Ah, yes. Yeah, you can see. Well, no, it doesn't matter. Doesn't matter. This is your antenna. I just gonna... È un'antenna questo capello. I'm gonna put it here. Lo metto sul foglio. Okay? I put the hair there. Ho messo il capello lì. Now have a look at this. Adesso guardate un po' cosa succede. I want you to put your hands behind your back. Voglio che metta le mani dietro la schiena. Yeah. And what I'm going to do is ask you to go like that. Adesso ti chiedo di metterti così. You can come here. No, anzi, mettiamoci al centro della stanza. Everybody can see così us. Tutti ci possono vedere per benino. Okay. And now have a look. I'm just gonna allora, guardate bene. Go here. Adesso and put spingo. Pressure and look. Vedete come si muove. Look. Vedete cosa it's succede. It's like rubber. You see? Niente. Si sposta. Mm-hmm. Look. Okay. Now. Bene. Adesso. I qua. Take the card. Prendo la carta. Remember, this is similar to the S-drive. Ricordate che praticamente è molto only simile the signature S-drive. Wave. È una and I take the film. Card. I go up and down. Faccio così, su. Capello. Duality. Remember the beginning of the film? Ricordavate l'inizio del film, la dualità? Due. Ok, now do it again. Adesso mettiti di nuovo qui. Mm-hmm. No. Now look. No, just come here. I'm sorry. Can you hold on? This sure. Because I can. Senza piegare le gambe, okay. Le gambe dritte. Just go like that. I just wanted to see you. Luca, don't be here. I'm just not coming back. Okay? Cambiato? That's it. This is something that if you now ora. Scusa, una cosa interessante però è questa, che magari gliela facciamo vedere. Okay. Se permettete, facciamo così, chiamo Carlos, metto qua, senti. Prova, gira. Ok. Prova. Più. No, it's ok. She's been not as much as she was before. È stata caricata bene. No, yeah. Dov'è? Oh, ah, non c'è più capello. Oh, that's lost. We lost it. Dammene un altro. Okay. That's it. Much hair, that's good. Okay. Prova.
si comincia a cedere. Eh? Guarda, vero? Proviamo con qualcun altro. Un'altra persona. Volevo farvi vedere un'altra cosa. Prova a fare la stessa cosa. Dietro. Adesso strappi un capello. Ne strappate un po'. Basta. Ok, undo the card. Ok, put your hands behind you. Don't worry about it. No, put your hands like that. And now, look, it's much stronger. No matter what I do. Non si muove più. Vedete che non si muove, non si piega più. Adesso un altro volontario a cui non strapperò più capelli. Un'altra persona, per favore, venga qua. Un'altra persona. Faccia la stessa cosa. Sta lì. Faccio la stessa cosa, boom, cade. Signora, guardatemi negli occhi. Questa è l'energia. Immaginate che il capello tocchi la spirale. E la risonanza fra il capello e la spirale. Aspetta che non... Allora, quando si crea questa risonanza, avviene un trasferimento di energia. Semplicemente guardandosi negli occhi. Se io faccio così, e lui non guarda più. Però se invece vi guardate... Non ce la faccio più. E questo è per la risonanza. È questa. Quello che chiamiamo l'entanglement. Il capello è posizionato all'interno della spirale. La spirale prende le informazioni e le manda in Germania. E in Germania c'è il capello della signora, non il suo, il suo. Grazie. Carlos? Because this is important that you see this photo here. Questo è importante, volevo farvela vedere. This was done in Germany. Questa è un'immagine scattata in Germania. With a drop of water. È una goccia d'acqua. Seen under the microscope. Guardata alla lente di un microscopio. And the intention. L'intenzione. Of energizing an email. With love. Allora, il desiderio di mettere energia su in una email attraverso l'amore. Mm-hmm. To support somebody. Cioè l'idea è questa, mettere energia attraverso l'amore all'interno di una mail per dare sostegno a qualcuno. Taking the card and energizing the writing on the screen, just like Giorgio would do it here. Prendere la carta, energizzare quello che è stato scritto sullo schermo di un computer. We form a field with water around. Questo crea un campo con dell'acqua tutto intorno. And then we took a drop of that water that was making the field. E poi abbiamo preso una goccia di quell'acqua che crea il campo. And that's what manifested. Ed è questo quello che è venuto fuori. You can see the shape of a heart. Vedete la forma di un cuore. Inside a drop of water. All'interno di una goccia d'acqua. And this is only the shape of the energy. E questa non è altro che la forma dell'energia. With intention. Che era nata con l'intenzione. It's a picture of an intention. Cioè questa è l'immagine di un'intenzione. And that had energy.
E questa è come l'energia. That went into a huge vortex. L'energia che entra in un enorme vortice. And allow the person for whom the email was sent. E che permette alla persona che era il destinatario della nostra email, to benefit from it. Di trarre il massimo vantaggio da quella mail. And the benefit was amazingly huge. E vi garantisco che il vantaggio è stato incredibilmente forte e grande. Because he stopped persecuted. Questa persona aveva smesso di essere perseguitata by the FDA and the TGA, all the medical boards, da una serie di autorità, l'FDA ed altre autorità mediche. Because this person is helping people with brain tumors that are inoperable. Questa persona aiutava dei pazienti affetti da tumori cerebrali che erano inoperabili. And the pharmaceutical industry and the FDA used to take him to court every year. E le case farmaceutiche e la FDA compresa portava in tribunale questa persona anno dopo anno sempre. With a quantum field and that stopped. Ecco, grazie a un campo quantico e a questa cosa tutto ciò è avuto and now fine. He has been allowed to keep on practicing medicine. E oggi questa persona ha la possibilità di continuare a esercitare la propria without pratica. Any more court issues. E questo senza più nessun impatto. È stato scritto anche un libro, no? Sì, questo è in un libro. È diventata la copertina di un libro. Sì, è la portata di un libro. And the story is inside the book, in a chapter that was not meant to be in the book. In realtà, appunto, questa storia è raccontata all'interno di un capitolo del libro, non si doveva inserire questo capitolo. Because the chapter is called the quantum field. Perché in realtà il titolo di quel capitolo è campo quantico. Just to show you what Alberto was saying, the importance of coherence. Ma volevo semplicemente dimostrarvi quello che aveva detto prima Alberto, cioè l'importanza della coerenza. Della coerenza. Mm-hmm. Perfect. Okay, I'm gonna go to the report now. We gotta go to part two. Adesso parliamo del report. And I'm going to take you through a little bit of the science. Della relazione. Vi spiego un po' degli aspetti scientifici. In-depth science of the S-drive. Quindi alcuni degli elementi scientifici dell'S-drive. So we are our energy. Allora, siamo tutta energia. We already know that. Questo lo sappiamo. We already know that we are light. Sappiamo anche che siamo luce. We know that biophotons play a major role in our state of being. E sappiamo anche che i biofotoni hanno un ruolo determinante nel nostro stato di benessere. Therefore, we can integrate cells into tissues, tissues into organs, organs into a body. Quindi possiamo integrare le cellule che formano i tessuti, che formano gli organi, che formano il nostro corpo. We've seen this before. L'abbiamo già visto tutte queste cose. Now we talk about metabolomics. Abbiamo anche parlato della metabolomica. Perhaps many of us have heard these terms. Non so, forse alcuni di voi hanno già sentito questo termine. But there are now so many approaches. We now have omics approaches. Ci sono tanti diversi approcci. Oggi abbiamo l'approccio omico. We call it epigenomics. Per esempio abbiamo l'epigenomica. Transcriptomics. La transcriptomica. Proteonomics. La proteonomica. And then we have pathways. Poi abbiamo le vie. Of directing gene expression. Le vie per dirigere l'espressione genetica. And gene silencing. E per il silenziamento genetico. We also can inhibit metabolites. Possiamo anche inibire metaboliti. We can modulate reactions. Possiamo modulare le reazioni. We can also modulate our interaction with the microbiome. Possiamo anche modulare le nostre interazioni con il microbioma. Because everything is about modulation. Perché tutto ruota intorno alla modulazione. Something that is produced and something that is inhibited. Cioè, c'è qualcosa che viene prodotto e altre cose che invece vengono inibite. So in genomics. Allora, nella genomica we get the DNA. Abbiamo il DNA. But remember, the DNA is not really what matters. Ma in realtà, ve lo ricorderete, non è quello che importa, non è tanto il DNA. Because we were taught once. Cioè, una volta ci è stato insegnato that DNA is containing genes and genes make proteins. Che il DNA contiene i geni e che i geni
producono le proteine. Because they can be read by a messenger RNA. Tutto questo viene letto dal messaggero RNA. That is then transferred to a transference RNA. Che poi lavora attraverso l'RNA trascrittore. And then there's a ribosomal RNA. E poi c'è l'RNA ribosomatico. That form a codon of 64 bases, and then we got proteins coming out of there. Che forma un codone di 64 basi, da cui poi nascono le proteine. When these codons are read by the ribosome. Quando queste sono lette dal ribosoma, so we were led to believe, almeno questo ci è stato detto, ci è stato insegnato, that we are the product of our genes. Che noi in questo modo siamo i prodotti dei nostri geni. But in the year 2000, però nel 2000, the Human Genome Project finished, è stato concluso il progetto sul genoma umano. And it was found that the human genome is made of 23,000 genes. E si è scoperto che il genoma umano in realtà era composto da 23,000 geni. And we have well and truly over 23,000 proteins. E noi abbiamo, a dire la verità, oltre 33,000 proteine. So why? Allora, com'è possibile tutto ciò? Because it's the epigenome that is reading. Perché in realtà è l'epigenoma che the information that is coming from the signals of the environment, che legge le informazioni che vengono dai segnali che provengono dall'ambiente, that allow for genes to keep silent. E questo permette ad alcuni geni di rimanere silenti. A grain of rice, un granello di riso, un chicco di riso, has twice the number of genes that a human does. Ha il doppio di geni dell'essere umano. A grain of rice has 55,000 genes. Un chicco di riso ha 55,000 geni. The human being only has 23,000. Mentre l'essere umano ha 23,000 geni. But remember what nature does, always works with a minimum amount. Però ricordatevi qual è la legge principale della natura, cioè lavorare con la quantità minima sufficiente. So it's not about quantity. Cioè la cosa importante non è la quantità. It's about quality. È la qualità. Okay, so we are designed to express genes. Quindi noi siamo stati progettati per esprimere geni. Based on the interaction between the signals from the environment. Che nascono dall'interazione che viene tra i segnali che vengono dall'ambiente. And the histones. E gli istoni. That are proteins that are around the DNA. Ovvero delle proteine che ruotano intorno al DNA. Like this. In questo modo. And therefore, epigenetics allows us to find regulating mechanisms. Allora, l'epigenetica ci permette di trovare quei meccanismi di regolazione that are completely independent, che sono totalmente indipendenti of DNA. Dal DNA. So we can say we are not the victims of our genome. Questo significa che non siamo più le vittime del nostro genoma. And we can have, we find markers for this. Abbiamo trovato dei marker di quello che sto dicendo. And where are they? In the chromatin. E dove sono questi marker? Sono proprio all'interno della cromatina. The prefix chrom. Il prefisso. Cioè la parola cro, la parte iniziale di cromatina, cro. Means light. Significa luce. Once again, photons. Ancora una volta i fotoni. Once again, energy. Ancora una volta, energia. So we can actually see that the way we are expressing ourselves. Quindi vediamo ancora una volta che il nostro modo di esprimerci is interaction of our genetic makeup. Non è altro che l'interazione della nostra struttura genetica. And epigenetics. Ed è con l'epigenetica. Just like the yin and the yang. Un po' come lo yin e lo yang. We need two. Abbiamo bisogno di due. Not just one. No, uno non è sufficiente. So the environment. Allora l'ambiente allows all these 23,000-25,000 genes to be packed in the chromosomes. Permette a questi 23,000-25,000 geni di essere messi tutti insieme in una singola cellula umana. But then the way they are activated is through temperature, radiation, food, drugs, nutrients. Però poi, com'è che vengono attivati? Vengono attivati attraverso la temperatura, la radiazione, gli alimenti, i farmaci, i nutrienti. This is something that is amazing. Questo è davvero incredibile. Because when a woman is pregnant, perché
Quando una donna è gravida. And here, he's not here at the moment. We were talking about a little bit of infertility before. Prima con una persona che adesso non è più in sala si parlava di infertilità. It's becoming very prominent now. E sappiamo che purtroppo è una condizione che sta diventando sempre più diffusa. And there's something to do with the environment. E anche in questo caso ha a che fare con l'ambiente. I'm gonna tell you why. E vi spiego il perché. When a woman gets pregnant. Quando una donna rimane incinta. And around the 21st, 22nd week of gestation. Intorno alla 21esima, 22esima settimana di gestazione. The embryo becomes a fetus. L'embrione diventa feto. And when that happens. Quando succede questo. That embryo. In quel momento l'embrione. That now is a fetus. Che adesso è diventato un feto. If it is a female. If it is a female, a baby girl. Sì, se nel caso sia una bimba. She already has the follicles. Ha già i follicoli. With the eggs. Con le uova. That will be the mother's granddaughter and grandson. Quindi follicoli e uova che diventeranno le nipotine della mamma che in quel momento porta in grembo la bimba. The primordial cells that are within her now are part of two generations. Quindi queste cellule primordiali che fanno parte di lei, della bimba, sono in realtà già una seconda generazione. So she's pregnant with her daughter's daughter. Praticamente la mamma ha in grembo le figlie di sua figlia. Because it's three generations. Cioè, nello stesso momento abbiamo tre generazioni. So if that woman puts a computer in her lap. Quindi se questa donna mette per esempio sul grembo, si mette in grembo un computer, the radiation is coming through her and is affecting her offspring. Quindi passano le radiazioni del computer attraverso di lei e hanno un effetto sulla terza generazione, sulle figlie di sua figlia. And this can be seen with the offspring. E questo è stato già visto per esempio in esperimenti con topi. These are homozygotes. And look at how different they look. Sono omozigoti, eppure guardate come sono diversi. Just because of radiation that took place two generations before. Questo a causa di radiazioni che hanno avuto luogo due generazioni prima. This is conditioned not by the genes. Tutto questo è condizionato non dai geni, but by the environment. Ma dall'ambiente. A highly toxic environment. Un ambiente altamente tossico. Given by a lot of different pollutants. Ok, vittima di tanti agenti inquinanti. Like the ones we talk about at the beginning of last presentation. Come tutti gli agenti inquinanti di cui abbiamo parlato prima, alla fine della mia prima presentazione. Toxic relationships. Quindi rapporti tossici. Suppressed emotions. Emozioni soppresse. Pharmacodependency. Dipendenza da farmaci. Pollutants in the water, in the air. Inquinanti dell'acqua, dell'aria che respiriamo. Food that is rubbish. Alimenti che altro non sono che spazzatura. All artificial. O prodotti artificiali. And genetically modified. O alimenti modificati geneticamente. All that is determined the sort of people we're bringing into the world now. Tutte queste cose determinano le persone che metteremo al mondo. And we can see it from the beginning right until many generations down, the three that I was talking about. E vedete, questo è l'esempio delle tre generazioni di cui parlavo prima. And this is very critical for sperm development. Questo vale anche ed è molto importante per quanto riguarda lo sviluppo dello sperma. And therefore male infertility is quite an issue now. E quindi è una questione importante anche quando si parla di infertilità maschile. Because part of that male infertility. Infatti parte di questa infertilità maschile doesn't have to do much with motility or number of sperm. Non ha molto a che fare né col numero di sperma né con la motilità dello sperma. It has to do with deformed sperm. Ma ha a che fare con sperma deformato. Sperms that have two heads. Sperma, per esempio, che hanno due teste. Sperm that have two tails. Due code. Sperm that do not have a tail. O che non ha una coda. Okay, so we are affecting the phenotype. Quindi abbiamo un effetto sul fenotipo. Okay, so and also when it comes to tumor suppressor cells. Anche quando si parla delle cellule soppressori di tumore. We are also affecting them.
Anche in questo caso abbiamo un effetto su di loro. Through all this epigenetic modulation. Attraverso questa modulazione epigenetica. Che so now we can look at diet. Allora, guardiamo ad esempio la dieta. And this is where the S-drive has its own way of helping. Ed è lì che ad esempio interviene l'S-drive e ci può aiutare. Because it will tell us which foods we are sensitive to. Perché l'S-drive ci dirà ad esempio a quali alimenti siamo sensibili. There's no other test that can give you sensitivity. Nessun altro test ci può dare questo elemento di sensitivity. Ci parla della nostra sensibilità a un alimento. Because this is not about intolerance. Perché non stiamo affatto parlando di intolleranze. It's neither a fact of allergy. E nemmeno di allergie. It's just sensitivity. Stiamo parlando di sensibilità. How well you resonate. Cioè, che livello di risonanza c'è fra voi e quell'alimento? Fra voi e gli alimenti che ingerite. And there are some foods that do not resonate with you. E ci sono degli alimenti che non risuonano con voi. And you won't have any way to find out. E non c'è nessun altro modo di scoprirlo. Unless you do the scan of your hair. Se non quello di fare l'analisi del capello. Then there's all the toxic chemicals. Poi ci sono tutti gli elementi chimici. All the pressures of our financial, of our finances. Lo stress che deriva dalla nostra situazione finanziaria. The microbiome feeding itself from you. Il microbioma che si nutre di quello che avete dentro di voi. Because many people supplement nowadays. Perché sono tante le persone che usano integratori. Many people are taking DHA. Per esempio, sono tante le persone an omega 3 fatty acid. Che usano per esempio dell'acido folico, or they can have folates and all that. Okay. And sometimes they do the test. A volte queste persone fanno il nostro test. And it's amazing because it says. Ed è divertente perché alla fine si vede. You lack DHA. Che dice, le manca la sostanza H, quello che, per cui avevano preso l'integratore. You lack folic acid. Non hai acido folico. And the person said, you're crazy, I take that every day. E queste persone ci rispondono, ma sei pazzo, lo assumo tutti I cannot, i giorni. I cannot lack it because I take it every day, I got the bottles, I've been doing it for years. Non è possibile, ho a casa tutti i vasetti pieni di questi integratori, sono 2 anni che li prendo tutti i giorni. Well, what you're doing... In realtà la risposta a queste persone da dare è sai cosa stai facendo? You're feeding your microbiome. Stai dando da mangiare il tuo microbioma. There's not much food for you. E non ne rimane tanto per te. One example is if you go to the supermarket. Altra cosa, quando si va al supermercato you buy your favorite food. Comprate il vostro cibo preferito. You take it home. Ve lo portate a casa. You put it in the pantry. In the pantry? In the alacena, the dispensa, or nel frigorifero, lo mettete in frigorifero, nella dispensa. Yeah, dispensa, whatever. Sì. And you said, oh, I'm gonna have that tonight. And you're so happy because we're gonna go there. E la sera siete tutti contenti, dici, aspetta che mi mangio quella cosa che mi sono comprato. But then you arrive home. Però arrivi. And there's none. Apri lo sportello e non c'è più niente. And you ask your family, what happened? I bought that. E chiedete ai vostri figli, ma che è successo? Me l'ero comprato quel dolcino. And they said, oh, we had a feast with that. We invited our neighbors and we had a beautiful meal and all that was food. E vi rispondono, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo fatto una festa, invitato gli amici, ce lo siamo mangiati. Alla fine tu non hai... potuto mangiare quello che ti eri comprato. And yet you went to buy it. Però eri andato tu a comprarlo. Okay? And that's what happens with this. Ecco, è esattamente quello che succede con il microbioma. You might find that you are lacking things that you are having. Cioè, vi mancano proprio quelle sostanze che invece state cercando di assumere. Because you are not the final consumer. You didn't even consume that. It was the microbiome that did it. Perché alla fine non siete poi voi gli utenti finali di quel prodotto, l'avete comprato e dati in pasto al microbioma. Another thing that is quite normal. Un'altra cosa che è abbastanza tipica is that most of us will have cellular hydration. È che molti di noi presenteranno questa cosa, idratazione cellulare. And once again you will say that's impossible. E voi direte no, impossibile. I drink 2 liters of water every day. Impossibile che mi manchi questa, che sia carente in idratazione cellulare perché bevo almeno 2 litri d'acqua al giorno. I cannot be dehydrated. Non è possibile che io sia disidratato.
Well, you're not, you're oxidizing. No, tu in realtà stai facendo ossidazione. Why? Because the water is not entering your cells. Perché? Perché l'acqua non arriva alle vostre cellule. The water that you drink from plastic bottles, cioè l'acqua che beviamo e che proviene dalle bottiglie di plastica, has no electrolytes. Non possiede elettroliti. Doesn't have any conductivity. Non ha più conduttività. If you leave it outside in the sun, cioè se la lasciamo fuori all'aperto, there al sole, are some plasticides like dioxins. Ci sono sostanze plastiche come la diossina, ad esempio, that come inside the water. Che entra all'interno dell'acqua. And these are carcinogens. E sono sostanze cancerogene. And you're drinking that. E noi ce le beviamo. There's no way your cells are going to bring that rubbish in. Ma ovviamente le cellule non permetteranno a quella spazzatura di entrare. Because the cell protects itself. Perché le cellule tentano di autoproteggersi. To stop the water from coming in. E quindi fermano l'ingresso dell'acqua. And that is very easy to see. Questo è molto facile da vedere, lo si vede facilmente. Because the cell is covered with a cell membrane. Perché la cellula è protetta da una membrana cellulare. That is made of fats. Che è costituita da sostanze lipidiche. They are called phospholipids. Chiamate appunto i fosfolipidi. And there's no way water can penetrate through that. E l'acqua non riesce a penetrare la barriera dei fosfolipidi. Unless the cell, the membrane becomes semipermeable. A meno che questa membrana cellulare diventi semipermeabile. And for that you need electrolytes. Ma perché questo avvenga abbiamo bisogno degli elettroliti. If there's no electrolytes, that water is gonna oxidize. In mancanza di elettroliti quell'acqua si ossida. And you will age a lot quicker. E l'invecchiamento avverrà molto più facilmente. Because you will get dehydrated very quickly. Perché il nostro corpo si disidraterà molto più velocemente. One very easy way to see this dehydration. Un modo molto semplice per constatare questa disidratazione. When you are surrounded by water. È quando si è circondati letteralmente dall'acqua. Is to go into a swimming pool. È entrare in una piscina. And look at your fingertips. E guardare le punte delle dita. In no time you will find that your fingertips will be wrinkled. In pochissimo tempo vedrete che le punte delle vostre dita diventeranno tutte piene di rughe. Because you are losing water. Perché si è persa l'acqua. But if you go to the sea. Però se si va in mare. And diving and swim in the sea water. E si nuota nell'acqua di mare. You won't have any wrinkles in your fingertips. Non si avrà questa rugosità delle dita. Because the amount of salt dissolved in the sea water. Perché il sale disciolto nell'acqua del mare. So you need to add Himalayan salt to your water. Questo significa che dobbiamo aggiungere sale dell'Himalaya alla nostra acqua. And the reason is Himalayan salt is because it's got 84 minerals right away. E il motivo è perché questo sale dell'Himalaya ha disciolti 84 minerali. It is not sodium chloride. Non è cloruro di sodio. It is 84 minerals. È costituito da 84 minerali. That your body will use to hydrate itself. E questo vi permetterà di idratarvi di più. Then you have detox system. Poi abbiamo il sistema di detossificazione. We all have very toxic bodies. Cioè i nostri corpi sono molto tossici. And this becomes an issue. E può diventare un problema. When people drink a lot of water. Quando le persone iniziano a bere tanta acqua. Because the water is acidic. Perché l'acqua è acida. On the one hand, a lot of people are taking also alkaline water. Poi ci sono tante persone che assumono acqua alcalina. The trouble is that when it hits the stomach. Il problema è a livello dello stomaco, però. The stomach doesn't need alcalinity, it needs acidity. Perché lo stomaco non ha bisogno di alcalinità, ma ha bisogno di acidità. So it will tend to neutralize the excess of alkalinity. Quindi lo stomaco cercherà di neutralizzare questo eccesso di alcalinità. By forming salts. Formando dei sali.
and those salts will be deposited in the gallbladder e questi and in sali the kidneys. Si andranno a depositare nei reni e nella cistifelle. And eventually drinking alkaline water will bring stones. E quindi il bere acqua alcalina porterà alla creazione di dei calcoli. Yeah. And these stones accumulate in the liver. E questi calcoli si accumulano nel fegato. And the gallbladder. Okay. E nella cistifella. So that's why you need to detox. E questo è il motivo per cui è così importante taking things away. Detossificarsi. Then you go about, you talk about the musculoskeletal system. Poi, terzo punto, sistema muscolo-scheletrico. Here you need to think about the proteins that are making your muscles. Allora, adesso dobbiamo pensare alle proteine che formano i nostri muscoli. Not just the smooth muscle. Non semplicemente i muscoli or the cardiac muscle. Il muscolo cardiaco, i muscoli della muscolatura liscia. About collagen, actin, myosin, microtubules and microfilaments, tubulin. Allora, dobbiamo pensare un poco a tutto, al collagene, alla miotina. Sorry, can you repeat one by one? Yeah, tubulin. Well, there la are many. Tubulina, tutti. But the amazing thing is that these are the structures that allow the muscles to contract. Ovvero, dobbiamo pensare a tutte le strutture che permettono ai muscoli di contrarsi così come fanno. Collagen, for example. Prendiamo il collagene. Elastin. L'elastina. Tubulin. La tubolina. Okay. And then you got the cardiac system. E poi abbiamo il sistema cardiaco. Here you think of other things such as not just blood pressure. E qui dobbiamo pensare un po' nel suo complesso, non dobbiamo limitarci a pensare alla pressione. But you need to think of vasodilation and vasoconstriction. Dobbiamo pensare anche alla vasodilatazione e la vasocostrizione. Because you need a sound microcirculation, especially in the brain. Perché abbiamo bisogno di un microcircolo sano, soprattutto a livello di cervello. And also in the heart itself, with the coronaries. Ma anche a livello di cuore, con le coronarie. And there the microcirculation is very important. Anche lì è importantissima la microcircolazione. And you need to look into amino acids such as citrulline. Dobbiamo andare a guardare gli aminoacidi come la citrullina. Okay, that releases nitric oxide. Che rilascia ossido di azoto. Okay. And that causes the endothelium to expand. E che permette all'endotelio di espandersi. Okay, and that is dependent on another amino acid called arginine. Questo dipende da un altro aminoacido chiamato arginina. So what this is giving you is an idea of what the body is heading towards to. Allora, tutto questo vi sta dando un'idea della direzione verso cui si sta muovendo il nostro corpo. By giving you an indication of the very different components. Cioè, otteniamo un'indicazione di tutte le diverse componenti that epigenetically che, da un punto di vista epigenetico, affect your state of wellness and well-being. Influenza nel nostro stato e il nostro benessere. Here we got betaine. Qui abbiamo per esempio la betaina, vitamin B9, which is folic acid, la vitamina B9, che è l'acido folico, vitamin E, which is tocopherol, la vitamina E, trocofeloro, and B6, e la B6, which is pyridoxal phosphate, che è il fosfato pyridoxal. Okay, so all this is telling you about muscle. Allora, queste cose ci raccontano dei nostri muscoli, and also skin, e anche della nostra cute. And also with the betaine, you're talking about neurotransmitters such as acetylcholine. E con la betaina, l'acetilcolina, parliamo di neurotrasmettitori. Neurotransmission. La neurotrasmissione. And folic acid. E l'acido folico. That is very important. È importantissimo. To sustain structures. Per il sostegno delle strutture. So what is important also is that here there are two minerals, qui potassium and molybdenum. Abbiamo due minerali, il potassio e il molibdeno. But this one is not completely covered as these ones are. Però questo non è coperto così come gli altri. And the cioè reason non è pieno, being is perché non era pieno il colore. Yeah, these are priorities. Perché questi colori pieni rappresentano delle priorità. This is just, it is advisable. Mentre in questo caso dove è solo il contorno evidenziato, significa che è un consiglio, si consiglia di.
that you either increase or decrease the amount of potassium. Quindi si consiglia di o aumentare o di ridurre la quantità di potassio. Here you're talking about omega 3. Qua invece si parla degli omega 3. And in this instance it seems that you got a, this is a big priority, but it's not a priority, is just something that is strongly advised that. Quindi anche in questo that. Caso non è una priorità perché il colore non è pieno, è semplicemente un forte consiglio di fare qualcosa con gli and omega 3. Once again, this has to do with your endocrine system. Questo ha a che fare col sistema endocrino. And your immune system in a big way. E il sistema, ovviamente il sistema immunitario. And then you got anthracenidines here in your vitamins. And here what you can see is that there's also no need for this because this is only priority, it's not priority, it's just simply something that you should increase. Anche in questo caso specifico non è una priorità but assoluta, it's not really necessary. Un consiglio di aumentare. And here you got tryptophan, tyrosine, lysine and histidine. Ok, invece qua abbiamo il triptofan, tirosina, lisina e istidina. When you look at tryptophan here, tryptophan. You might think of serotonin. Magari vi viene in mente la serotonina. You might think of melatonin. O la melatonina. So it's important to ask the person how they are coping with sleeping and stress. In questo caso andrebbe chiesto alla persona come se la cava. Simply con because il sonno. They are consuming tryptophan quite a lot. Semplicemente perché stanno consumando and un bel po' di tryptophan. And tryptophan is a precursor of these neurotransmitters. Che è un precursore dei neurotrasmettitori. When it comes to lysine. Invece lisina. Lysine is present when there is a viral particle. La lisina è presente quando nel nostro corpo c'è una particella virale. And remember, viral particles are just that, are not living. Le particelle virali sono esattamente questo. We can never, ever, ever kill a virus. Cioè noi non riusciremo mai e mai, poi mai ad ammazzare un virus. Because the viral particles are just crystals. Cioè le particelle virali sono come dei cristalli. We can stop them from inserting themselves into bacteria. Cioè possiamo fare in modo che non riescano a inserirsi all'interno di un batterio. Through chemotactism. Questo attraverso that means an attraction of charges. Attraverso that's the way they move un sistema di attrazioni delle cariche, perché attraverso attrazione delle cariche che riescono a spostarsi da un posto all'altro. It's all to do with electrochemistry. Quindi ha tutto a che fare con l'elettrochimica, cariche. And as you can see, our vibration. Come potete vedere, la nostra vibrazione. And our photons. E i nostri fotoni. Allows us to vibrate. Ci permettono di vibrare. And to resonate. E di risuonare. And to communicate. E di comunicare. And the viral particles interfere with that communication. E le particelle virali interferiscono con questa comunicazione. So you can raise your awareness. Quindi possiamo aumentare la nostra consapevolezza. Which is increasing our consciousness. Ovvero aumentare la nostra, appunto, consapevolezza. And believe it or not, you can overrule the action of the viral particle. E che ci crediate o meno, in questo modo è possibile intervenire sull'attività e sull'azione di queste particelle virali. And there are chemicals here. Qua abbiamo agenti chimici. It's very generic. Molto generico come termine. But that speaks of all the beauty products. Ma questo ci dice di tutti quei prodotti. All your hygiene products. Prodotti che usiamo per l'igiene personale, shampoos, shampoo, saponi, eccetera eccetera. Mm-hmm. And remember we had betaine there. E ricordatevi remember che c'era dentro anche la betaina. Betaine is very important too for the assembly of acetylcholine. La betaina è utile per l'assemblaggio dell'acetilcolina. It's very very important as to assemble neurotransmitters. Quindi è molto importante per l'assemblamento di neurotrasmettitori. And when that happens, we are interfering with that synthesis. That is, might be reflected on our quality of sleep. Allora, quando tutto questo avviene, può avere un'interferenza sul nostro ciclo del sonno. Because remember, neurotransmitters and all that, our body goes into anabolism at night time. Perché ricordate che di notte il nostro corpo entra in una fase di anabolismo. All that is directed by the melatonin. E tutto è diretto dalla melatonina. That allows the synergy between melatonin and serotonin. Che permette la sinergia fra la melatonina e la serotonina. By bringing the adrenaline down. Abbassando so that you can go to sleep. And that involves your quality of life.
E questo vi permette di andare a dormire, che avrà un impatto sulla vostra qualità di vita, sugli agenti stressanti. If you are on adrenal exhausted, cioè se non avete più adrenalina, with big circles around your eyes, si formeranno le bei cerchi intorno ai vostri, agli occhi. These dark circles, these are dark circles, and that means that you need something, and what you need is vitamin B6. Questi cerchi intorno agli occhi, le borse ci dicono che abbiamo bisogno di qualcosa. Molto spesso questo qualcosa è la vitamina B6. That's how you start putting the thing together, so that you can make sense of what is there. And here is the bacteria, which seems to be higher than any other viral than any other particle. Allora, è così che si crea questo quadro di insieme, mettendo insieme tutti i pezzi. Qua abbiamo i batteri, che come vedete sembrerebbero essere la particella vitale più forte. And then here is just dominating over the microbiome. Quindi qua i batteri dominano il nostro microbioma. But it's not comprising your health in any way. You're still okay because it's not highlighted. Però come like vedete non è pieno il colore, soltanto circondato. Significa che questo non sta compromettendo seriamente il vostro stato di salute. And here you got three types of radiation: microwave. Qui abbiamo invece tre tipi di radiazioni: microonde, smog, and mains. E cavi. The mains are the cables that are coming from the electricity around your house into your house. Quindi questi sono i cavi che portano l'elettricità da fuori a dentro le nostre case. Cables behind walls. Magari sono dei cavi che sono nascosti dentro i muri di casa nostra. Microwave is not necessarily a microwave oven. Ma quando vedete qua microonde, non è che stiamo parlando necessariamente solo del forno a microonde. Microwaves are also found in GPS devices. Le microonde le troviamo anche, per esempio, in dispositivi GPS, in your mobile phone, nei telefoni cellulari, in your router, in your wifi, nei router, nella wifi, and electromagnetic smog. E lo smog elettromagnetico è smog. This is all coming from keeping things plugged on switches without turning those off. Questo è quello che deriva dal tenere sempre attaccati gli elettrodomestici alla corrente, anche se sono spenti, ma sono attaccati alla corrente. We always recommend that you unplug things from the wall. Quindi il nostro consiglio è sempre quello di staccare la presa della corrente. Because even if the electrical appliance is still on. Perché is still connected, sorry. Perché anche se è spento un elettrodomestico, ma è comunque collegato alla rete elettrica, we can measure static. Si riesce a misurare la potenza statica. And a lot of people are becoming smog sensitive. E sono tantissime le persone che stanno sviluppando sensibilità a questo smog. They are elettrico. Very sensible to electromagnetic smog. Cioè sono molto sensibili a questo inquinamento elettromagnetico. And these are all the foods that this person should avoid. Ecco, questi sono tutti gli alimenti che questa persona che ho preso ad esempio dovrebbe eliminare. Because these are the foods that is sensitive. Perché sono gli alimenti a cui questa persona è sensibile. And these are some of the additives found in foods. Questi sono alcuni degli additivi trovati negli alimenti. That are also impairing our state of wellness. Che limitano il nostro stato di benessere. You can see the patches of this girl. Guardate ad esempio le macchie sul volto di questa ragazza. And this was on the 2nd of August 2017. Questo era il 2 agosto del 2017. She just started following the program. Allora, le si è messa a seguire il programma. Just taking away some of the foods. Ha eliminato alcuni degli alimenti. And the sensitivity on those foods was causing her to look like that. Ed era la sua sensibilità ad alcuni alimenti a causare quella situazione. And now she looks a lot better. E adesso la situazione è molto migliorata. This is another case. Questo è un altro ragazzo. That took the 90 days to see this. Questo cambiamento si è verificato in 90 giorni. But there's no need to put any cortisone or anything like that. Senza uso di cortisoni o null'altro. Just adopting the changes that are suggested by the report. Semplicemente adottando i cambiamenti che erano stati suggeriti dal report. I'm following this right through. E in maniera molto precisa. And what is important is there is a questionnaire in every
that people need to fill in every 3 months. Allora, un'altra cosa importante, il report contiene un questionario che va riempito ogni 3 mesi. So what happens is very simple. The first month, second month and third month. Molto semplice. Il primo mese, il secondo mese, il terzo mese. We just put a little cross in the computer now and the program adds the punctuation. So it's a self-assessment of how you are evolving, considering that you might have some issues with lethargy, sleeping well, not sleeping. There's a number of questions that are asked, and there's a scoring system. Allora, è un sistema di autovalutazione. Vi vengono fatte alcune domande in base alle condizioni che avete voi, ad esempio carenza di sonno o altre situazioni, e viene attribuito un punteggio ad ognuna delle risposte che vi vengono date. And that is done at baseline, and then 1 month, 2 months, 3 months. Il primo questionario rappresenta il basale, poi c'è cioè il punto di riferimento, poi verrà ripetuto a 2 mesi e 3 mesi. And then you have a final score. E poi alla fine si arriverà a un punteggio finale. And what we are doing now is collecting all this data. Adesso noi stiamo raccogliendo tutti questi dati. And just plotting how people are improving. E stiamo facendo dei grafici che ci permettono di vedere come in effetti la gente migliori, se migliora, come migliora. In terms of the scoring that they are getting. E questo sulla base dei punteggi che queste persone ottengono con l'autoquestionario. And that could also be seen with symptom relief. Per esempio, andiamo a valutare l'alleggerimento, la riduzione dei sintomi. But more importantly, they will feel much energetic, much, they will notice a change. Ma cosa più importante di tutte, saranno proprio le persone a notare il cambiamento. And this is the idea of cell well-being, to keep you well-being. E questa è l'idea di fondo del cell well-being, cioè quello di mantenervi in un buon stato di benessere. Okay, so thank you so much, Giorgio. Thank you. I hope it's domande, chiarimenti a vostra disposizione. Esattamente come funziona la card. La card? Oh, I can't. Oh, with resonance. That's how it works. Funziona con la risonanza. But do we have to wear it? I just show you. We can do a number of things. No, si possono fare un sacco di cose con la carta. The card has two lines. Allora, la carta ha queste due righe. And a coil. E la spirale. The lines are the duality. There are two lines. Le linee sono due e rappresentano you la dualità. Always choose two, never one. Perché si scelgono sempre due cose, non una, due. Okay, and then your body can use 100% of one and none of the other. Poi il vostro corpo potrà decidere di usare il 100% di una e zero dell'altra. And at any time it can switch. E ogni volta che può cambiare. The one that was not using it can use and the other one won't use. Può cambiare in ogni momento, può decidere di usare una e non più l'altra o viceversa. Or you can do it 90, 10, 75, 25, 50, 50, 30, 70. Può decidere di usare 25, 75, 90, 10, 30, 70. The body is very wise and uses the one and the other. Okay, il corpo combined. È saggio e può utilizzare ora una o l'altra so come vuole. These are the lines. The coil here allows for the energy to be sucked in. This doesn't have energy. This is only a conduit. Okay. La spirale permette di convogliare l'energia, cioè la carta in sé non ha nessuna energia. Quello che fa è convogliare l'energia da fuori. And it's got frequencies. E ha delle frequenze. And that means resonance. E questo significa che si crea risonanza. The frequencies here are 432. For music, 432. Allora, le frequenze sono 432 per la musica. 440. 440. And 528. E 528. And this is the frequency of DNA. Queste sono le frequenze del DNA. And the frequency of musical sounds. E le frequenze dei suoni musicali. Okay? When this happens, the card responds. Quindi quando si verificano queste cose, with vibration, la carta risponde con una vibrazione. To the signals of the environment and protects you. Ai segnali, quindi reagisce ai segnali che vengono dall'ambiente e ci protegge. We were talking about the mobile phone.
Parlavamo prima dei cellulari. Okay, we can do a demo, a quick demonstration. Adesso vi faccio una velocissima dimostrazione. You can see how that works. E vi fa vedere come funziona. Do you have your phone with you? Lei ha il suo telefonino? Okay, can you come with it? Può venire qui? I just would like to do something very briefly. Faccio una dimostrazione velocissima. Okay, so this is your phone. Allora, questo è il suo telefono. When you turn the phone on, quando accende il telefono, this is non-ionic radiation. That means it's gonna heat up. The phone becomes hot. Allora, questo once you have this. Significa che questo telefonino si riscalda quando c'è in corso una telefonata o acceso. If you take the phone and put it here, qui se prendi il telefono, te lo metti vicino all'orecchio, you're putting radiation right through your brain. Non facciamo altro che portare le radiazioni attraverso il nostro cervello. And you will begin to cook your brain. Praticamente vi state cucinando because il cervello. Because heat coming. Perché il calore entra nel cervello. And there's nothing between your eardrum and your brain once the perché sound non c'è niente fra the vibration and the heat will go nel sistema uditivo e il cervello. Okay, now, the second the phone is on and if you hold it, put your fingers like this. Metta le dita così. Two fingers like this and tie them very very le tenga hard. Bene strette. Very hard, okay? Molto strette. And I go like that again. Di nuovo. Do it hard, forte, as hard as you can. Più forte che really può. Hard. Yeah. Fortissima. Oh. Okay. No, I'm not strong. You will see what I mean. Adesso now adesso have a look at this. We just take the card. Adesso prendo la carta. Okay. I don't even need to hold it in there. I'll just simply go like this and like this. Devo semplicemente fare così. That's why the two lines, up and down. Quindi due linee significa su e giù. Dualità. The other frequencies are going through. Now with that, e adesso. You're holding your phone. You haven't done it. Turn it on again. Accenda di nuovo so il telefono. So that you can see. Yep, the phone is on. Quindi è acceso. Okay. Lo vedete che è acceso. Just hold it there. Put your hands together. Mette le dita di nuovo. And now look. Look. I'm not strong, and now you're stronger than me. Adesso è più forte di me. And it's not that you're stronger than me. No, non è vero che lei è più forte di me. What is happening? Ma cosa è successo? That is your normal strength. Questa è la tua forza normale, quella but che hai sempre. But it's been taken away by the phone radiation. Questa forza normalmente viene eliminata e neutralizzata dalle radiazioni like del telefono. Look. Invece adesso I can no. Even go like that. No matter what I do, look at my finger. Guardate il mio dito. Can you see? It's just put your fingers like this and look, I can even move you. Me la riesco addirittura a spostare. And it's just like that. If I take this away. Se tolgo il telefono di mezzo. Put your fingers like that and I go like that. E adesso faccio no, così. Not an issue. Okay? Mi vengono in mente tutte quelle persone che lavorano con sempre sottoposte a radiazioni, i militari. Mi vengono in mente i medici che hanno a che fare con radioterapia, chemioterapia o comunque radiazioni o le radiografie. Grazie. Pensate quante cose che possiamo fare e quante persone possiamo proteggere. Oh yeah, yeah, I'll tell you about that. Yeah. There's another thing that she mentioned and I think this is worth mentioning. Penso valga la pena ricordare. I need a piece of paper. Can we have a pen? Okay. I just want to demonstrate something now with a pen. Okay, I need a volunteer. Ho bisogno di un altro volontario. This time is signing. Questa volta deve firmarmi qualcosa, questa persona. Anybody? Una. Oh, here we are. Vieni. Okay. I just want to show this. Okay, we talk about the signature wave. Abbiamo remember? Parlato something prima dell'onda specific. Della firma. So if you can put your signature here, please. Firmi qua. Oh, here, in that. In bianco, eh? Yeah. She's going to sign the paper. Quindi ha firmato un pezzo di carta. Okay. Eh? Now, that's her signature. Questa è la sua firma. When you sign like that. Whatever you sign belongs to you because okay. It's your signature. Allora, se hai firmato qualcosa, l'hai firmato, diventa tuo perché questa è la tua firma. Okay, I'm gonna put that on the floor. Allora lo metto qui per terra questo foglietto. And I'm gonna ask you to step on it. Adesso ti chiedo di salirci sopra. With this foot, with the left. Quell'altro col sinistro. The left,
like that and like that. Put your hands behind you. Metta le mani dietro. No, the other way. Al contrario. Like that. And look. Ay. Can you see? It's very easy. Vedete ancora? Oh, sorry. Okay. Now we take the card. Adesso prendiamo la carta. I take her signature. Prendo la firma. And I simply go up and down. Again the duality. Di nuovo la dualità. Again. Step on it. The same thing. No, with that foot. Il sinistro. The two together. Anzi, no, tutti e due. Yeah, like that. Yeah. No, only one. Ah. But that's. It's just that you were like that. Just like that. No. Ah, that. Like that. That's perfect. Perfetto, that's exactly. Perfect. Okay. And now I'm gonna go and do the same. And look. I'm jumping, and I can't move her. She's standing on her signature. Perché è al now, piede sulla sua firma. If I ask, can I ask you to come and step on the same place? Yep, step on it. Put your hands behind you, and look. It just doesn't work for him. Non funziona per lui perché because non è la sua firma. Because this is not his signature. Non è la sua firma. Okay. Now, the thing here, which is amazing, la is cosa, this. La cosa incredibile in questo caso è che. You can remember what we said about the intention. Vi ricordate quello che avevamo detto sull'intenzione? The intention sets your way. Cioè è l'intenzione che segna il vostro cammino. It's the what. È il cosa. And then there's a purpose. E poi c'è lo scopo. And then the significance. E poi c'è il significato. So when you have an intention, quindi quando hai un'intenzione, you write it on the piece of paper. Cioè scrivi su un pezzo di carta. But because quantum physics doesn't understand about past and future or present. Ma siccome la fisica quantistica non ne capisce niente del passato, del presente o del futuro, you write a statement, sei tu che scrivi un'affermazione, una in dichiarazione, the here and now. Una dichiarazione che ha a che fare col qui e l'ora. That means I am doing. Che significa I'm achieving. Io sto facendo questo, io raggiungerò, io farò. I am thinking. Io sto pensando. It has to be here and now. Cioè deve essere. Even though it might be tomorrow or the day later. Ah, quindi non è io farò, io dirò, ma io sto facendo, you io sto dicendo. You can say on Tuesday. Posso scrivere ad esempio martedì. I am achieving. Io raggiungo, io faccio, io ottengo. What I want to do. Whatever that is. Qualsiasi cosa vogliamo fare. You got to bring it into the però, present. Però anche se riguarda il futuro, even martedì prossimo, devo future. Parlarne al presente. Okay. This and remember what I said. What you want finds you. Vi ricordate quello che dicevo prima, cioè quello che tu cerchi in realtà è lui che trova te. I got a very cute example of that. Ho un esempio molto carino di questa cosa. Because it's to do with a little boy, when a little boy is about that high, he's only 14. Ah, a che fare con un ragazzino, ha solo 14 anni, ma bello and alto. He was playing in Australia the final in a soccer match. Ah, stava giocando una finale di calcio in Australia. When I rang him, I said, Braden, what would you like to do during the game? L'ho incontrato e gli ho detto, Graham, che cosa vuoi fare durante and la partita? And he said, I want to score a goal. E lui mi ha detto, io voglio fare un gol. And I said, okay, you got he's got the card, you just put it, your signature on Saturday, on the match, on the final, I'm scoring a goal. Allora fai così, prendi un pezzo di carta, hai la so tua that carta. Was intention. Hai la tua carta, prendi un pezzo di carta e ci scrivi sopra. Now, sabato durante la partita voglio fare gol. Questa è la tua intenzione. Can you come back again? Mi spiace tornare di nuovo qui. I need you to be aware of this because this is just amazing. Perché voglio che and si capisca bene. And this is the way this works. Perché è fantastico e funziona davvero. You're gonna sign another piece of paper. Allora adesso ti chiedo di firmare un altro pezzo di carta. Sign. Firma. I just want to show you. This is already energized. Allora, questo pezzo di carta era già pieno di energia. I use the card up and down. Perché avevo passato now, sopra la she carta. Just energized this. Adesso ne ha fatto un altro. Now have a look. I just put that in the presence of that. Like allora, that. Guardate, metto questo alla presenza di quest'altro. Resonance takes place. Si realizza la risonanza. Okay. This is the one you just gave me. Questo è quello che mi ha appena dato.
Questo è quello che aveva firmato prima. This is the one that she just signed. Questo è quello che ha appena firmato. Now have a look. Put yourself there. Destra, sinistra. Sinistra. Mm-hmm. That's it. Put your hand. And now look. She's strong. I cannot move her. Non riesco a muoverla. Her signature just energized her and only cioè, was for la her. Prima firma ha energizzato not la seconda. For anyone else. E funziona solo con lei, con gli altri non funziona. The thing is, you take that one. That one is the first one. Questa è la prima, prima you firma. Write your statement, what you want. Ci scrive sopra quello Braden che vuole. Wrote, I'm scoring a goal on Saturday's final. Graham aveva scritto, io farò gol il sabato, il giorno della finale. You put that like that. You take your shoe and you put it in there. La mette left la pie- shoe. La mette nella scarpa. And you put it like that. Okay? La piega, la mette nella scarpa. Why left? E perché because, nella sinistra? Because the left shoe talks to the right hemisphere of your perché brain. La parte sinistra del corpo parla alla parte destra, all'emisfero destro. The brain destro. Cortex, the right part of the brain cortex. La parte destra è la corteccia cerebrale. And is creative. È creativa. So this is gonna resonate with that. E risuonerà con quello che abbiamo scritto. And this one will go to your pillow at home mentre when you questa sleep. La metti sotto il cuscino a casa quando and dormi. You write the same thing on Saturday's match. I'm scoring a goal. E ci scrivi la stessa cosa. Sabato farò gol. And if this is the pillow, you e just put it like that. E se questo è il cuscino, lo metti sotto. And you sleep like that. E ci dormi sopra. Well, for this boy, allora questo ragazzino, the match is on. Comincia la partita. They go right to the end of the game. Fanno quasi tutta la partita. And there's a corner. The ball goes on the side. Ah, sì, e poi la palla va fuori. Si chiamano il corner, l'angolo. Braden is stepping. The goalkeeper is behind and he's here waiting for the ball to come. Quindi diciamo il portiere. Questo ragazzo si chiama Braden. Il portiere è dietro di lui. Lui aspetta che la palla gli venga tirata. When the ball is coming. Quando arriva la palla, it's coming straight into his head, fa dritto sulla sua testa, hits him, lo colpisce, and then it goes in. E poi va dentro la rete, fa gol. He didn't have to run, to jump, non to nothing. He was just hitting like that, and he ended up, oh no, but a goal. Non ha dovuto fare niente, né correre, okay. Né saltare. La palla gli è andata incontro. This also happened to me just yesterday. Mi è successo proprio ieri, una cosa similissima. I was in Portugal. Ero in Portogallo. I had American dollars with me. Avevo con me dei dollari americani. And I needed to pay somebody in euro. E dovevo pagare qualcuno in euro. But there was no... Nowhere near that place, a place where I could change euros. Ma da nessuna parte c'era un ufficio cambi. But I said to myself, I've been doing this, so I don't need to use this because I've been doing it for a long time. My resonance with my body and what I can do with myself, only with myself, happens to be now very easy because I don't need to write. Allora, I just non... need to desire it and live it and I say to myself what I need to say and that's it. Allora io non devo più fare tutte queste cose, okay? Firmare, mettermi nelle scarpe, eccetera, eccetera. Like, perché faccio queste cose ormai da tantissimo. It's just like when you play the piano, when you start learning. You should give me time. Sorry. Dice che non ho più bisogno di farle queste cose perché le faccio da così tanti anni che ormai la risonanza avviene direttamente. Basta che una cosa la penso, funziona. It's just like any skill that you develop. È un po' come qualsiasi abilità che negli anni sviluppiamo e funziona. When you start walking, you need walls, you need something to hold you, but once you do it, you do it. No, quando si è bambini si impara a camminare, hai bisogno di un appoggio, il muro, eccetera, eccetera. Poi this impari is very a camminare, much lo same. Fai da solo. Okay, and guess what happened? I had to change dollars into euros. Allora, come dicevo, dovevo cambiare gli dollari in euro. I went to the hotel reception. Allora, sono andata alla reception dell'hotel. Said, no, there's nothing around here. You got to go, catch an Uber, a taxi, and go. And ma la signorina mi risponde e mi dice, guarda, non c'è neanche un ufficio. And I said, okay, cambi, devi prenderti un taxi e andare da un'altra parte. E io gli rispondo, va bene. The following day. Poi, il giorno dopo.
I went to the supermarket. Vado al supermercato. Which is in the same shopping center. Che è esattamente nello stesso shopping center dove si trova l'hotel. And right there, outside of the shopping center, a brand new place to change money. E proprio lì davanti al supermercato, puff, un nuovo ufficio cambi che avevano appena aperto. And I just asked the lady, how long have you been here? And he said, this morning we opened. E sono andato dal tizio responsabile e ho detto, ma da quanto tempo c'è questo ufficio cambi? Dice, da stamattina abbiamo appena aperto. Like that, nothing. Non ho fatto niente. Okay. Non ho dovuto fare niente. So things can happen very quickly. Le cose possono avvenire molto molto velocemente. When you have coherence. Quando c'è coerenza. And as Alberto said, coherence is the key. E come diceva prima Alberto, coerenza because è la cosa centrale, la with chiave. Coherence you collapse the wave function. And you allow a vortex to form. Perché con la coerenza avviene questo collasso delle onde e si crea, nasce, si dà vita a una spirale. In other words, a little caterpillar becomes a butterfly. E quindi un piccolo bruco diventa una farfalla. It's exactly that. È esattamente questo. A caterpillar has to walk and not doesn't get very far. Un bruco deve strisciare, non va tanto lontano. But the minute a caterpillar becomes a butterfly, ma quando il bruco diventa farfalla, then it can fly and go very far. La farfalla inizia a volare, può andare tanto, tanto lontano. And that's what happens with this. Ed è quello che succede con questo. You simply fly. Semplicemente inizia a volare. And the more you use it, e più la usi, the more you want to do more with it. The più la vuoi usare. And we have discovered many things. Giorgio now has the with a photograph. He can do the same. Noi abbiamo scoperto un sacco di cose. Giorgio. And I'm gonna do something if you allow me to prove it. Adesso vorrei, se me lo permettete, vorrei fare una cosa che vi and dimostra. And that will be with all of you. Could you like that? Cosa. All of you. Sì. E la voglio fare con tutti voi. Prima che finiamo in facciamo quella cosa là e te. Okay. Volevo fare una domanda sul testo. Tornando un momento sul testo. Yes. Quando troviamo la presenza di batteri o di virus, come dobbiamo comportarci quando when we see bacteria and viruses, what do we do? Okay. With that, you need to look at the metabolism. You related, for example, if you got lysine, as you saw in the amino acid part, lysine is absolutely wonderful. Allora, aspetta un attimo. Allora, se bisogna pensare al metabolismo, se come era successo prima, si vede la lisina è importantissima. Yeah, because lysine has a very good specificity for something called herpes simplex type 1 viruses. Sì, perché la lisina ha una forte specificità per l'herpes simplex. That's the amino acid that will take cold sauce and things like that. Also, if there's any lesion within the, in people having, another thing that is common, not only viral, but also in the fungi area, many people who have radiation, they've been having radiation of chemotherapy, they develop stomatitis very, very strongly, and there's a colonization by Candida albicans from the mouth all the way down to the rectum. I mean, it goes systemic. Allora, okay? Un'altra cosa non ha a che fare con i batteri, ma con i funghi è questa. Cioè, molto spesso persone che sono state tanto esposte alle radiazioni sviluppano la stomatite, che non è altro che una colonizzazione che, per esempio, attraverso della Candida albicans che arriva dalla bocca fino giù al colon. Many people use Nielstad or Canasten or something like that, but you can use cell food. The oxygen, systemic oxygen in the body will enable the pH to rise, and therefore Candida will just cannot survive in an oxygen rich environment. Allora, molte persone per risolvere questo problema usano dei prodotti, anche per esempio il Canasten. In realtà, molto meglio usare il cell food, perché non è altro che questo per me ossigeno che permette un aumento del pH e la Candida in presenza di molto ossigeno non è in grado di sopravvivere. And for viral particles, also remember what I said about emotions. We are electrical beings, and do you know the way, or if you can remember this from virology,
or pathology, how does a viral particle insert itself inside a cell? Allora, particelle virali, vi ricordate quello che dicevo prima delle emozioni? Allora, noi siamo esseri elettrici, forse ve lo ricorderete dai vostri studi di virologia o di patologia, cioè come fa una particella ad entrare dentro, all'interno di una cellula? If you remember, is by charges, chemotactism. Lo fa attraverso le cariche. Is to do with the phospholipid chain, negative charge of the cellular membrane. Quindi utilizza le cariche negative della cellula della membrana cellulare. It's got to do with the dual charge of water. Questo per la carica doppia, doppia dell'acqua. It's got to do with the pH of the system because amino acids will express a charge, an electrical charge. Ha a che fare col pH del sistema perché gli aminoacidi esprimono una carica elettrica. So by chemotactism, quindi the viral particle gets attracted to this. Quindi attraverso il biotatticismo le bioparticelle vengono attirate. Because a lot of the viral particles are adenoviruses. Perché molte delle particelle virali sono adenovirus. Made of DNA. Quindi sono fatti okay? di DNA. Di And that's DNA. A crystal, so it's got the positive charges there, quindi the negative charges of the phosphates. Sono dei cristalli, hanno la carica positiva e la carica negativa dei fosfati. Okay, so that's the way they insert. When you change your physiology by thinking. Quindi quando si cambia la nostra fisiologia semplicemente pensando. A thought can bring a massive change in no time in your body. Un pensiero può determinare un enorme cambiamento all'interno del nostro intero corpo. Because it will allow you to secrete endorphins. Perché thank ci you. Permette di secernere l'endorfina, ad esempio. Okay. Or it will enable you to produce lots of cortisol. O ci permetterà di produrre grandi quantità di cortisolo. And it's just a thought. Ed è soltanto stato un pensiero. But that will change your physiology. Però quel pensiero cambierà la nostra fisiologia. And the viral particles react to that. E le particelle virali reagiscono. Bacteria as well. Because bacteria. Stessa cosa con i batteri. We talk about, for example, there are a few that are actually pathogenic bacteria. Ci sono alcuni batteri che sono naturalmente patogenici. Pathogenic bacteria are simply bacteria that are not where they supposed to be. It's opportunism. Sono dei batteri che si trovano in un posto dove non dovrebbero essere. They sono dei batteri opportunistici. And colonize places where they shouldn't be. Vanno a colonizzare delle parti, dei posti dove non dovrebbero essere. So there's migration. Quindi sì, c'è stata una migrazione. With the card. Con la carta. You're bringing energy into your system. Si inserisce, si porta energia all'interno del sistema. And your system is compensating because lack of energy or lack of oxygen. E allora quel sistema compensa per mancanza di ossigeno, mancanza di energia. If you got lack of oxygen, you're gonna go hypoxic. Se c'è mancanza di ossigeno si sviluppa ipossia. So low oxygen, but if you give yourself oxygen, quindi poco ossigeno, però se supplementi, se aggiungi dell'ossigeno, you're not changing the environment. Non cambi il contesto, l'ambiente. And your body won't be responding the same. So these little changes, if you take cell food and just energize the bottle and then have some drops and keep continue, your body's physiology changes. Quindi cosa succede? Col cell food si aggiunge all'acqua, anche bere qualche goccia di quell'acqua adesso ossigenata, cambierà la fisiologia del nostro corpo. Yeah, we are not robots. We have constant changes every time. Every Noi thought brings a change. Non siamo dei robot, il nostro corpo è costantemente soggetto a cambiamenti e ogni singolo pensiero influenza il corpo. And your hair is also, it's always sensing this. E i nostri capelli continuamente sono delle antenne su questi cambiamenti. Because of the action of the erector pili muscle. Questo proprio per l'azione di quel piccolo muscolo di cui avevamo parlato prima. Okay, so you got an everlasting source of information happening within you. Quindi avete una fonte inesauribile di informazioni che è proprio all'interno del vostro corpo. And just like setting an intention in a piece of paper with your signature. E il fatto di scrivere una nostra intenzione su un foglio di carta dove mettiamo anche la nostra firma. This becomes the vehicle.
Ecco, questo pezzetto di carta diventa il nostro veicolo, il for veicolo your body to change its physiology, che permetterà al nostro corpo di cambiare fisiologia. Is the intention. È l'intenzione. And this is why 90% of all disease is psychosomatic. Ed ecco perché il 99% di tutte queste cose sono psicosomatiche. That means you think it and then you declare it. Cioè, le pensi e succedono. So you need to be very aware of what you say and of what you think. Quindi bisogna stare molto attenti a quello che diciamo, a quello che pensiamo. And this is why, as Giorgio was saying this morning, ed ecco perché, come diceva Giorgio stamattina, the significance of it all is love. La cosa più importante di tutte è l'amore. Bring self love to you so that you can filter things that will harm you. Date amore a voi stessi, portate amore dentro voi stessi in modo tale da riuscire a filtrare le cose che ti succedono. With self love you can do it. Se avete amore per voi stessi potrete farlo. And you need to put yourself first, not last. E mettere sempre al primo posto noi stessi e non metterci. This is not being egocentric. Non può essere auto egocentrici. But this is just to be fair with your body. Quindi non è, your body non è per essere you egocentrici, ma per essere giusti nei confronti del nostro corpo. Your body needs you and you need your body. Perché il vostro corpo ha bisogno di voi e voi avete bisogno del vostro corpo. And it has to be the first point of call. E quindi il corpo deve essere il punto di partenza. You see, and that is the most amazing thing because the energy, as demonstrated by what we did here, happens in a very real way. Perché, come abbiamo visto oggi con tutti questi esempi, l'energia si materializza in una maniera molto molto pratica. And you can color your world, you can do anything you like with your universe, anything at all. Possiamo colorare il nostro mondo, possiamo fare quello che vogliamo col nostro universo. And you can also wish the best for other people. Ovviamente possiamo anche desiderare il meglio per le altre and we'll persone. Do this exercise at the end. We got a grand finale. E allora adesso abbiamo preparato un gran but finale. But not before going into insieme this a Giorgio. So thank you so much. Grazie. I'm really very grateful. Grazie. Grazie, grazie. Gran finale è una grazie alla meravigliosa interprete, traduttrice Brande Raffel. Grazie di cuore. Grazie, 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 anche perché stare dietro a lui è santa subito. Una cosa meravigliosa che mi è capitata una mattina e l'ho condiviso anche con lui ieri, perché ho detto, se questa card fa delle cose così meravigliose al capello e se quando noi passiamo la card al capello e questo trasmette energia al corpo, quindi quando noi facciamo lo scanner con S-Drive è come fare lo scanner alla persona, giusto? Quindi pensate quanto è reale questo test. Cioè il test è uno scanner della persona, in quel momento, reale. Allora, la mattina mi sono alzato molto presto, ho detto ma proviamo, vediamo. Allora, chi è che di voi vi vuole dare la sua carta d'identità? Uno, dai, dai, vieni. Gloria, vieni qua. Siamo con Gloria, una. Figlia d'arte, eh? Il suo papà è Raimondo Pisch, uno dei più grandi esperti odontoiatra a livello. È padre dell'amalgama dentale, insomma, ha fatto la guerra e sta ancora lottando parecchio. Allora, qui c'è la sua foto. E cosa sono la foto è? Sono i fotoni catturati dove? Qui. Quindi sono le sue informazioni come sono la firma. Allora facciamo una prova. Facciamo la prova? Allora, mettiamo qui. Mani dietro, ok, aspetta, facciamo così, allora schiacciamo qua, ok, proviamo ancora, tieni le mani ben chiuse, ok, proviamo ancora, proviamo a vedere cosa succede. Pronta? Non si muove più. (Ride)
finché dura la coerenza. Io che sai che sono. Sì, lui è un altro avanti. No, ho fatto anche questa cosa, guarda. Cioè, informatizzando l'acqua, no? Certo. Magari... anche con l'acqua funziona. Un paio di metri, no? Si mantiene o si perde. Sì. Eh certo, la card non dipende dalla distanza. Perché? Perché lavora sull'entanglement. Quindi tu puoi essere dall'altra parte del mondo, anche il capello funziona così, eh? Quindi puoi essere dall'altra parte del mondo, avere qui il capello e fare terapia. Interessante. Adesso non lo diciamo troppo forte perché ci arrestano. Però è una cosa interessante, io ho scoperto questo, non so perché accade, spiegate, c'è qualche tecnico o fisico che me lo può spiegare magari, perché accade? Perché lì ci sono i fotoni, allora se sono fotoni, biofotoni, è energia, e se io do energia, aumento la sua energia perché è roba sua. È così? È così. Interessante. Grazie. Sì. Analizza il capello, analizzando il capello a quella persona. Sì. Cosa succede alla persona? Analizzando? Il capello. È solo in lettura e quindi è solo in lettura, niente, per trasferire, niente, è questo che dà energia.